Innanzitutto grazie, grazie che siete qua. Per me questo evento è molto importante e anche emozionante. Sono stata coinvolta dal gruppo dell'associazione di AMMA. In occasione di questi programmi, AMMA propone il suo simbolico abbraccio, il Darshan, ma anche insegnamenti spirituali, canti devozionali e meditazione. Io ho conosciuto AMMA nel 2017 in India, non sapevo minimamente chi fosse e che cosa fosse. AMMA è una guida spirituale che è ancora nel corpo. Quest'anno si è deciso di ampliare questa iniziativa anche ad altre persone, che è un modo appunto anche per far conoscere un po' AMMA e tutte le opere umanitarie che fa nel mondo. È stata eletta come presidente dell'India per il G20 presente quest'anno, quindi insomma una figura piuttosto importante e di riferimento soprattutto. Quando c'è stato il Covid e AMMA non poteva più venire in Italia, alcuni appunto seguaci di AMMA, del gruppo di AMMA, hanno ideato 9.000 chilometri d'amore, questo amore incondizionato. Che tanto se ne parla, che magari chi è mamma riesce più a percepirlo, a sentirlo, ma spesso il figlio non riesce a ricevere, no? O a prendere pienamente consapevolezza di quello che è. Ecco, quando sei con AMMA senti proprio tutta questa abbondanza e questo amore incondizionato per chiunque.